Bentornata con un nuovo video. Oggi sarà un video piuttosto chiacchiericcio perché risponderò ad alcune domande che mi sono state fatte, vi dirò una novità, ci saranno un po' di cosine, insomma, spero di non dilungarmi troppo come sempre perché mi rendo conto anche io quando poi vado ad editare i video che parlo troppo. Allora, l'altro giorno su Instagram e anche sulla pagina Facebook, però tipo sulla pagina Facebook non mi si fila nessuno perché non tutti sanno che ho dovuto rifare una nuova pagina Facebook. Io ve la lascio qui nell'info box e se vi va a seguirla, perché insomma lì metto aggiornamenti oltre che dei video e anche se di offerte che trovo in giro. Quindi insomma, se vi va, se mettete mi piace, perché la pagina che avevo prima mi è stata disattivata. Yeah! Idem il mio profilo. Quindi io vi lascerò tutti quanti, diciamo, i link dove potete seguirmi giù nell'info box. E vi faccio vedere la foto che avevo messo su Instagram, che appunto ho messo anche sulla pagina Facebook, ma non mi si è affilato nessuno. Allora, ho messo questa foto qui. Ask Martone Laura, perché insomma ho visto che fa tantissimo questo tipo di video ed ero curiosa di vedere cosa mi chiedevate. E l'ho messa per 2 giorni perché la prima volta l'ho messa che era tipo notte e l'altra volta l'ho messa di pomeriggio. Ho ricevuto, se non sbaglio, in totale sono 4 o 5 domande. Comunque volevo rispondere senza dilungarmi troppo. E vi ricordo, se vi va, se volete seguirmi su Instagram, mi trovate come Laura Makeup 90. E ovviamente io spero ce ne siano altri di questi video di domande e risposte, ask, come li vogliamo chiamare. Qualsiasi domanda volete farmi, me la scrivete giù come commento. Se vi va, mettete accanto l'hashtag AskMartoneLaura, altrimenti fate la domanda e basta. Appena raccolgo qualche domanda, comunque non ne voglio raccogliere troppo perché poi appunto io so che parlo tanto, e rifaccio il video. Quindi, alla prima foto che ho messo ha risposto AlesDNG, che mi scrive: quando hai deciso di iniziare a fare video, non hai avuto magari vergogna che qualcuno che ti conoscesse potesse vederli? Cosa vorresti fare da grande? Se potessi lavorare per una casa cosmetica, quale sceglieresti? Spero di non aver esagerato con le domande. Aspetto con ansia questo video. Allora, inizio dalla prima domanda. Assolutamente sì. Appena ho iniziato a fare video, infatti, non li condividevo nemmeno sul mio profilo personale di Facebook, perché appunto mi vergognavo. Ma anche adesso, cioè, finché mi fate i complimenti, tra virgolette, voi, che diciamo non vi conosco di persona, a me fanno solo che piacere. Quando ad esempio incontro qualcuno che mi conosce e dice: ah, ho visto il tuo video, io mi vergogno da morire, cioè vi giuro, da morire. E lo so, è una cavolata, anche perché non sto uccidendo nessuno facendo video. E quindi, però sì, secondo me è anche più che normale all'inizio avere questo tipo di imbarazzo. Allora, cosa vorresti fare da grande? Al momento, diciamo, il mio sogno più grande è quello di riuscire, insomma, a creare una famiglia, lavorare e avere una vita tranquilla. Se potessi lavorare per una casa cosmetica, beh, senz'altro sceglierei. Ma la risposta più scontata sarebbe la MAC. Però, tipo, a me piacerebbe tantissimo lavorare per Neve Cosmetics. Sia perché, insomma, ve ne sarete accorte che adoro i loro prodotti, sia perché mi piace la filosofia di base, quindi insomma il non testare sugli animali e comunque certi tipi di ingredienti anziché altri all'interno dei prodotti. Quindi senz'altro mi piacerebbe moltissimo aver modo di lavorare con loro. Seconda domanda, di Elena Gilbert Timber, che mi chiede: la tua marca di cosmetici preferita? Se dovessi scegliere uno solo dei tuoi pennelli da make-up, quale useresti? Quale elemento per te è superfluo per un make-up? Qual è fondamentale? Un bacio, aspetto il video. Un bacione a te.
Allora, la mia marca di cosmetici preferiti, come vi ho detto, è assolutamente Neve Cosmetics, perché cioè, trovo che abbia una gamma di prodotti che mi ha sempre soddisfatto. Di ciofeche ne ho beccate proprio rarissime, quindi tra l'altro comunque non è nemmeno troppo cara, quindi secondo me, cioè, per me è la migliore. Se dovessi scegliere uno solo dei tuoi pennelli, sceglierei un pennello da blush perché per me è indispensabile, soprattutto forse perché sono tanto pallida, bianca e quindi per me il blush è indispensabile. E quale elemento per te è superfluo in un make-up e qual è fondamentale? Allora, superfluo posso saltare ogni tanto la cipria. Perché insomma non mi vado a lucidare spesso e anche la terra non la metto sempre. E sì, il resto più o meno metto sempre tutto. E l'illuminante anche non metto sempre. L'illuminante lo metto più che tutto quando esco di sera o se faccio un make-up un pochino più elaborato. E qual è invece fondamentale? È assolutamente il mascara, cioè non esco mai di casa senza il mascara. Posso anche non avere nient'altro, ma mascara è d'obbligo. Altra domanda di Parole Burro Cacao, con cui ho tra l'altro collaborato, vi mando un bacione, che mi chiede: cosa fai nella vita? C'è un prodotto che hai acquistato e poi te ne sei pentita? Aspetto il video. Allora, sapevo che sarebbe uscita prima o poi questa domanda di cosa fai nella vita. E purtroppo non faccio niente perché studiavo ma ho dovuto lasciar perdere e al momento non posso lavorare per problemi di salute che mi costringono insomma ad uscire molto poco e a stare spesso a casa. Quindi diciamo che al momento finché non riuscirò a risolvere del tutto i miei problemi di salute, infatti cioè, penso l'avete capito un po' questa cosa anche quando sono stata assente dal canale per un mese perché ero stata in ospedale, ero stata male e quindi finché comunque non riuscirò a risolvere del tutto queste cose e non posso andare a lavorare. C'è un prodotto che ho acquistato e poi te ne sei pentita, senz'altro, però devo dire che più di prodotti di make-up, perché a parte comunque qualche flop fra quelli tipo che vi faccio vedere ogni tanto, e prendo più ciofeghe tipo nella skincare, negli struccanti e cose del genere, se devo proprio pensare alle solacce che prendo. Tipo una delle più grandi è stata un'acqua struccante, anzi un olio struccante di Kiko che vi ho fatto vedere nei flop del 2014, perché cioè non lo ricomprerei mai e poi mai, sia perché era tutto un ciccio, però vabbè. E poi perché bruciava da impazzire, ma vi giuro proprio troppo agli occhi, quindi quello assolutamente non lo ricomprerei. Poi, come vi ho detto, avevo rimesso la foto ieri pomeriggio e ho ricevuto un'altra domanda da Silvi che scrive: ciao Laura, ne approfitto per curiosare un po'. Allora, che fai nella vita? Studi, lavoro, lavori? Che ti piacerebbe fare in futuro? Quindi, ripeto quello che ti ho detto, insomma, studiavo. Ma ho dovuto lasciar perdere sempre per problemi di salute perché non riuscivo né a frequentare né a fare tirocini né tantomeno a dare esami. E quindi al momento sto in questa fase di stop. E che ti piacerebbe fare in futuro? Senz'altro, mi piacerebbe trovare un lavoro e mi piacerebbe ovviamente lavorare anche nel settore del beauty, quindi chissà. Queste ragazze erano le domande che mi avevano fatto appunto su Instagram. Qualsiasi altra curiosità che avete sul make-up o non, vi risponderò in un prossimo video e se vi va appunto commentate con una domanda qua sotto. Trovo che questo video sia molto carino perché insomma, come posso dire, cioè io sono i video che vedo sempre, soprattutto qua delle YouTuber famose, perché magari ad alcune persone vengono delle curiosità che a me non verrebbero mai in mente, ma che poi mi fa piacere sapere. Quindi, boh, non so, ho fatto un discorso un po' contorto, però spero che vi abbia fatto piacere comunque quest'idea. Poi, altra cosa, volevo annunciarvi che avevo intenzione di aprire una nuova rubrica. È una rubrica vista e rivista, cioè so che non sto inventando niente di nuovo.
Però, tra l'altro, è una di quelle che io vedo sempre. Io quando decido anche i video da fare, penso sempre anche a quelli che io vedo spesso, che ho sempre super, super piacere, sia piacere di vedere, sia che trovo realmente utili. Quindi si tratta di review. Lo stanno facendo in tantissime, specialmente ho notato in quest'ultimo periodo, stanno aprendo questa rubrica davvero molte, anche alcune tra le più famose. E alcune un po' meno, e senz'altro non è una novità in quanto a video, però tipo io non vi nego che vedo anche recensioni diverse di uno stesso prodotto appunto per farmi un'idea più completa, anche perché io posso trovarmi in un modo, una persona in un'altra, una persona in un'altra ancora, e quindi secondo me non è affatto male come cosa. Pensavo quindi di fare queste review molto veloci e dai 2 ai 5 minuti, non più assolutamente di 5 minuti, quindi dovrò tapparmi la bocca e di farne una settimana di prodotti di make up, skin care, hair care, quindi insomma qualsiasi cosa. E pensavo di, ovviamente questi sono tutti i miei pensieri, se voi avete delle idee da darmi, delle dritte, qualsiasi cosa, cioè scrivetemelo nei commenti, a me fa super piacere. Pensavo insomma di creare una sorta di carta di identità del prodotto, ovvero nome, costo, reperibilità, inci, e farvi vedere l'applicazione in caso si tratti di un prodotto di make-up, ad esempio un mascara, un fondotinta, e farvi vedere gli swatch e dirvi le mie impressioni. Dando poi, non so se dando un voto, dicendo solo se per me è un prodotto promosso o bocciato. Questo perché? Perché secondo me, anche quando faccio i most played e che vi mostro più prodotti, vado a fare insomma delle mini review, gira che ti gira. Però, secondo me non è. Come posso dire, non utile, perché magari è utile anche quello, però non tutti magari hanno né la voglia né il tempo di stare lì 20 minuti e subirsi un video tipo i miei. E quindi magari se uno legge mascara Lash Princess di Essence, ve la butto lì, e sì, mi interessa, vede che dura 3 minuti, 3 minuti insomma li troviamo tutti, e quindi io boh, penso sia una cosa carina. Fatemi sapere anche voi, il problema più grande è trovare un nome, perché ormai ci sono tutte, review, flash review, pocket review, mini review, non lo so, un nome io l'ho trovato che se non, cioè, se non ho visto male non esiste su YouTube e si chiama Shock Review, anzi l'idea era del mio ragazzo ed era, cioè mi piaceva, era carina. Quindi, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova rubrica, se realmente vi potrebbe interessare. Cioè, se pensate che è una cavolata, ditemi, Laura, guarda, è una cavolata, non la fare. Infatti oggi volevo registrare la prima, poi ho detto, beh, magari aspetto prima cosa mi dicono e non mi voglio fomentare subito. Se vi piace, avete anche qualche prodotto che, cioè, vorreste appunto sentire una recensione flash, veloce, chiamatela come vi pare, alla Clio, e fatemelo sapere che così insomma provvederò. E niente ragazze, dopo questi quasi un quarto d'ora di chiacchiere, vi do dell'altro? No. E se vi va, vi invito comunque a seguirmi nei social che vi lascio giù, come vi ho detto, soprattutto su Instagram, dove sono più attiva, cioè ci sto praticamente ogni minuto su Instagram. E niente, io vi mando un bacione. Vi ricordo di lasciarmi le domande giù nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!